Ciao a tutti amici, bentornati su MedTheater. Oggi andiamo a provare insieme un cavo di altissimo livello, l'Invictus della Recable. Innanzitutto ringrazio Recable per avermi mandato il cavo che ho chiesto, infatti ero curioso di provare questo cavo e la mia domanda è forse quella che vi fate anche sempre voi, è come suona un cavo che costa più di 1000 euro. E in questo video lo andiamo a vedere insieme, quindi monterò per voi il cavo e lo proverò in modo da dirvi quello che sono le mie sensazioni. Cavi, un argomento del quale abbiamo già parlato insieme, trattato in un precedente video che avevo realizzato in collaborazione con Recable, del quale vi lascio il link in descrizione. Come vedremo insieme, il cavo monta tecnologie e qualità uniche, quindi un cavo di riferimento di altissimo livello, adatto soprattutto a diffusori e amplificazioni anch'essi di altissimo livello. Quindi sigla, poi andiamo a fare l'unboxing, così tocchiamo insieme il cavo e vediamo da cosa è composto. Un eccellente imballo di altissima qualità, come sempre da parte di Recable. Come avete visto, il cavo ha uno spessore importante di circa 22 mm e sulle estremità presenta i blocchi magnetici schermati di separazione cavi in carbonio. Geometria esafonica e 1038 fili di conduttori in rame 7N Mark. Valori di capacità e resistenza bassissimi e vanta una tecnologia RNR, Recable Noise Reductions, in modo da abbattere i rumori di fondo e i frusci generati dai supporti audio. I connettori hanno un corpo monoblocco in rame, OFC, placcato oro.
con un polo centrale a espansione. Andiamo quindi a connettere i cavi di potenza Invictus ai miei diffusori Dali Rubicon 8 insieme anche ai ponticelli che abbiamo visto nell'unboxing. Stavolta mi sono fatto mandare quelli giusti, quindi quelli banana forcella. Vi ricordo sempre che Recable è in grado di personalizzare il vostro cavo a vostro piacimento. Nel video in descrizione trovate tutte le informazioni necessarie. Come avete visto, quindi un connettore diverso dalla serie Daedalus che avevamo visto precedentemente. Una volta avvitato il connettore si espande, creando quindi una resistente e ampia superficie di contatto. La cosa che mi ha colpito di più di questo cavo è la sua morbidezza, soprattutto se paragonato alle sue dimensioni. Pur avendo un diametro di circa 2 cm, lo si riesce a piegare con una facilità impressionante, sia per quanto riguarda il cavo di potenza che i ponticelli. Devo dire che sono rimasto veramente impressionato, infatti sono talmente morbidi che sembrano dei marshmallow. Bellissime le finiture e la cura in ogni singolo dettaglio mostrato da Recable. Ma passiamo alla domanda più importante: come suona un cavo da 1000 e più euro? Beh, per poter rispondere a questa domanda io me ne sono fatte altre. I cavi suonano tutti uguali? Beh, assolutamente no. Nel bene o nel male ogni cavo ha la sua timbrica. Nel corso di questi anni ho fatto diverse prove con i cavi e ti accorgi proprio che manca o viene aggiunta qualcosa. Serve spendere migliaia di euro in cavi per far suonare bene il vostro impianto? Assolutamente no. Non bisogna spendere né troppo né poco, ma il giusto. Questo cavo suona bene? Assolutamente sì. Quindi per rispondere alla prima domanda, che è come suona un cavo da 1000 euro, beh, la risposta è semplice: suona bene se è integrato nel giusto sistema. Quindi ecco che il cavo farà rendere il vostro sistema al massimo di quello che sono le sue prestazioni. Quindi un cavo di qualità con diffusori e amplificazioni anch'essi di qualità. La prima cosa d'impatto che ho notato quando ho fatto le prove di ascolto di questo cavo era quel senso di tridimensionalità e di immagine sonora molto molto ampia, il che è come quasi se il riverbero in una stanza fosse leggermente aumentato. Purtroppo nelle ultime modifiche che ho fatto alla mia sala, quindi come avete visto il trattamento acustico, la stanza si era spenta leggermente. Questo per via del riverbero che si era abbassato parecchio, infatti da circa 700 millisecondi eravamo andati a finire a circa 300-350. È come se il cavo abbia dato un po' di vita alla mia stanza, il che mi sembrava anche un po' strano, psicoacustica, non lo so, chiamatela come volete. Infatti ho rifatto la prova di mettere il mio cavo vecchio ed ecco che quella sensazione di stanza spenta è subito riapparsa. Ma questo effetto ce l'ho avuto anche quando ero passato per esempio dal mio vecchissimo cavo, che era un cavo veramente da 20 euro, all'ultimo cavo che utilizzo adesso, che costa circa 300-400 euro. Questo per farvi capire che non è questione di quanto costi il cavo, ma soprattutto di scegliere il cavo giusto adatto al vostro impianto. Il cavo che avevo all'inizio suonava veramente bene, però aveva un problema di schermatura. Infatti, essendo un cavo chip che costa
poco, la qualità della sua schermatura non era un granché. Un cavo quindi eccellente, adatto all'audiofilo più puro che vuole curare il proprio sistema in ogni piccolo dettaglio. È un must to have per chi possiede diffusori e amplificazioni di alto livello. Ecco che entra in scena l'Invictus della Recable per darvi, per far rendere al massimo quello che sono le prestazioni del vostro impianto. Vi lascio quindi in descrizione anche un link per quanto riguarda la prova musicale, una prova musicale fatta con l'Invictus Recable, le mie DALI Rubicon 8 e il Macintosh MC312. Sapete che YouTube applica sempre della compressione ai miei video per quanto riguarda l'audio, quindi la qualità è quello che è, penso sia intorno a un MP3 intorno a 320 kB al secondo. Però sono brani audiofili molto belli che a me piacciono e che utilizzo sempre per fare i miei test, quindi potrebbero piacere anche a voi, perché no, magari vi fate un'idea di qualche nuovo pezzo o brano da utilizzare nel vostro impianto. Da Matt Theater è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale, abilitate le notifiche perché arriveranno alcune sorprese. Sto facendo ancora qualche modifica al mio home theater. Io cerco sempre di proporvi delle novità, a volte non è semplice, ma cerco di fare del mio meglio. Alla prossima!